Società Azionaria Fabbrica Italiana Lavorazione Occhiali. Diciamo pure Safilo. 20 milioni di occhiali prodotti all'anno, 5 marchi di proprietà e 22 Griffs in licenza di produzione. Safilo è una sigla antica, coniata nel 1934. Sin da allora ha saputo osservare il mercato e scrutarne le tendenze, guardare i clienti e leggerne i bisogni. Quando abbiamo analizzato le esigenze del singolo punto vendita, si è evidenziato che per l'ottico era fondamentale non solo proporre un prodotto di moda, ma supportato anche da un servizio tempestivo ed affidabile. I nostri ottici possono scegliere in qualsiasi momento uno dei 25.000 articoli che compongono le nostre collezioni. Ma cosa accade nel singolo punto vendita? Quanto è disposto ad aspettare il nostro ottico prima di rischiare di perdere la vendita verso il consumatore finale? No, non possiamo correre questo rischio. Le nostre spedizioni per il negozio di Città del Messico, San Paolo del Brasile o Singapore devono essere evase nel più breve tempo possibile. Safilo ci ha coinvolti insieme ad altre aziende. L'obiettivo era di realizzare il software del centro distributivo, il cuore del sistema logistico che garantisse bassi tempi di consegna ed elevati volumi di spedizione. Noi di Beta 80 Group abbiamo realizzato il software, quello che attualmente è il nostro prodotto runner. Il magazzino è partito con 8 traslo e si è esteso agli attuali 15. Il software controlla tutte le fasi, dal check-in all'instradamento, al picking fino allo smistamento. Nel centro distributivo automatico di Safilo, il processo ha inizio con il check-in. Le scatole provenienti dagli stabilimenti contengono il prodotto finito, occhiali e astucci. I colli vengono controllati e mandati a destinazione. Nel caso di prelievo immediato, le scatole sono subito trasferite al picking. Nel caso di stoccaggio, invece, le scatole vengono passate ad un sistema composto da 15 traslo mini load, i quali gestiscono un totale di 280.000 posti scatola. Il traslo porta la scatola alla sua locazione di destinazione, che può essere di stoccaggio o di picking, secondo quanto deciso al check-in. Il picking viene effettuato manualmente. Un sistema di radiofrequenza guida gli addetti nell'operazione, che può essere il picking monoordine o multiordine, in questo caso con l'ausilio di un carrello speciale chiamato confidenzialmente portaerei. Qui si realizza il cosiddetto display dinamico. In una stessa locazione di picking vengono esposte nell'arco della medesima giornata scatole diverse e dunque prodotti diversi. I 25.000 articoli a magazzino vengono resi disponibili in sole 10.000 locazioni di picking. Ciò permette di alleggerire il lavoro degli operatori e di aumentarne la produttività. Infine, la scatola chiusa viene passata al checkout. Può essere presa in carico dalla linea di imbustamento automatico nel caso di ordini monoscatola, oppure dal sorter nel caso di ordini multiscatola. In questa evenienza il sorter smista sugli scivoli le singole scatole, che si trovano raggruppate per la composizione finale dell'ordine. Comportamenti di acquisto, sicuramente condizionati anche dalla difficile situazione economica, sono cambiati. Le scorte presso i negozi devono ridursi, quindi quelli che una volta erano gli ordini iniziali di campagna di circa 30 pezzi sono diventati anche 10 ordini da 3 pezzi, ma con un'esigenza di evasione sempre più urgente. Per sostenere la crescita forte di ordini piccoli e frammentati da pochi pezzi ciascuno, abbiamo studiato l'introduzione del prelievo batch massivo. Abbiamo cercato il miglior rapporto tra picking e sorter. È stato introdotto un nuovo sorter dedicato e noi abbiamo realizzato il software di controllo. L'operatore, guidato da un sistema a radiofrequenza, preleva gli articoli, che vengono depositati in un contenitore appositamente preparato. Tutti i contenitori appartenenti al prelievo massivo vengono quindi indirizzati al sorter. L'operatore preleva gli articoli dal contenitore,
e li sistema uno ad uno sul nastro del sorter. L'apposito scanner legge il barcode e trasmette l'informazione al software. Il sistema decide a quale ordine assegnare l'articolo e ne sceglie l'uscita e lo smistamento. Il mondo del retail e delle catene assume un peso sempre più rilevante rispetto al nostro business. Rispondere alle loro esigenze significa essenzialmente aggiungere complessità nei nostri processi, in particolare con una specifica customizzazione del prodotto, con etichettature particolari, packaging speciali e documenti specifici da aggiungere alle spedizioni. Il modulo CMS di Beta 80 Group ci ha permesso di integrare tutte queste informazioni con il nostro sistema. Un centro distributivo ad alta complessità che gestisce 280.000 posti scatola per 25.000 articoli con 15 traslo mini load, 3 sorter di smistamento e picking a display dinamico. Il centro spedisce ogni giorno 100.000 singoli pezzi. Ognuno di essi è la risposta ad una specifica richiesta del cliente. Chi entra in un negozio per acquistare un paio di occhiali desidera uscirne soddisfatto. Per questo motivo Safilo ha compiuto scelte di grande impatto industriale, tecnologico e organizzativo. Per Safilo che il cliente sia soddisfatto è la cosa che vale sopra ogni altra. E per voi questo quanto vale?